Arcangelo Michele, ti invoco qui ed ora e ti chiedo di aspirare con amore tutte le energie egoiche di paura, di rabbia, di giudizio, di dolore, di sofferenza, di competizione, tutte le energie egoiche dentro di noi, intorno a noi, di cui siamo consapevoli o inconsapevoli. Liberaci dall'ego, liberaci dalla paura, liberaci dal giudizio, liberaci da tutto ciò che a livello conscio, subconscio ed inconscio ci sta impedendo di essere un tutt'uno col potere che ci ha creato, un tutt'uno con l'amore più puro ed incondizionato. Ora, l'energia dell'Arcangelo Michele discende attraverso il dodicesimo chakra, insieme all'energia del nostro sé superiore, che non è altro che la parte più elevata di noi stessi, la parte più luminosa, il nostro sé divino. L'energia discende attraverso il dodicesimo chakra fino all'undicesimo, al decimo, al nono, all'ottavo, fino ad arrivare al settimo chakra, ossia il portale di interconnessione con la nostra parte più elevata, ossia la porta di connessione tra la parte umana e la nostra parte divina. Liberiamoci da tutto. Pensieri di paura, da tutte le forme pensiero egoiche, da tutto ciò che ci sta impedendo di ricevere chiaramente la guida divina in nome dell'amore, della verità, della saggezza e dell'integrità con la sacra protezione di Michele. Michele purifica questo centro e ci aiuta ad aprire la porta solo alla luce, solo all'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Ora, l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende fino al sesto chakra, ossia il terzo occhio, affinché la visione della verità possa essere aperta attraverso l'energia e la frequenza dell'amore, affinché tutte le immagini distorte della realtà vengano liberate. Lascino questo spazio sacro affinché il nostro terzo occhio sia sintonizzato nella frequenza dell'amore, nella frequenza della saggezza, nella frequenza dell'integrità. Apriamoci alla visione della vera verità in nome dell'amore più puro ed incondizionato. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Ora l'energia del sé superiore e dell'Arcangelo Michele discende al quinto chakra, ossia il centro della nostra, della gola, dove abbiamo il potere di esprimere la nostra verità attraverso l'uso della parola. Ricordiamoci che la parola crea, ricordiamoci che la parola libera, ricordiamoci che la parola nella frequenza dell'amore guarisce noi stessi e gli altri. Liberiamo questo centro dai blocchi, diamo la possibilità all'Arcangelo Michele e al nostro sé superiore di liberare questo centro da tutto ciò che ci sta impedendo di parlare quando è giusto parlare e di stare in silenzio quando non è necessario parlare. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Mandiamo la nostra intenzione di parlare attraverso il potere della verità, della saggezza, dell'integrità e dell'amore più puro ed incondizionato che è dentro di noi, che è fuori di noi. Ora, l'energia del sé superiore e dell'Arcangelo Michele discende
al quarto chakra, ossia il centro del nostro sacro cuore, ossia il centro del vero potere divino, la porta della nostra anima, il luogo in cui risiede la nostra parte più autentica, la nostra parte più vera. Ma per connetterci a questo centro, dice l'Arcangelo Michele, dobbiamo avere il coraggio di lasciare andare la paura del giudizio, la paura di essere giudicati, il dolore, la sofferenza, le ferite del passato. Perdoniamo noi stessi, perdoniamo il mondo là fuori, perdoniamo sinceramente tutto e tutti e permettiamo all'Arcangelo Michele di aprire questo centro al riconoscimento della verità. Questo centro è il centro della chiarosenzienza, è il centro che vi consentirà di riconoscere la verità, la saggezza e l'integrità attraverso il vostro sentire, attraverso la vostra espressione dell'anima. La vostra anima si esprime anche attraverso le sensazioni corporee. Datevi il permesso di accettare i messaggi divini attraverso lo strumento del sentire. Inspirate ed espirate profondamente. Ora, l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende attraverso il terzo chakra, ossia il plesso solare, ossia il centro del vostro pieno potere. Affermate questa frase dentro di voi. In nome del mio pieno potere divino, io, nome e cognome, ho il potere di creare la realtà che io voglio. Ho il potere di canalizzare l'energia divina dentro di me, fuori di me, in nome dell'amore più puro ed incondizionato. Ho il potere di essere uno strumento di amore in terra per aiutare me stesso, me stessa e gli altri attraverso la trasmissione di messaggi autentici di verità, saggezza e integrità. Inspirate ed espirate profondamente. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discendono al secondo chakra, il centro della sessualità, il centro della creatività. La vostra anima esprime la creatività attraverso i vostri talenti, attraverso la vostra espressione creativa, ma è fondamentale che voi guariate il centro della sessualità, liberatevi dal giudizio, liberatevi dalla paura, liberatevi dai traumi, dal dolore e dalla sofferenza. Date il permesso a Michele di guarire questo centro da eventuali traumi del passato e da eventuali esperienze non d'amore legate a una sessualità distorta dall'ego. Datevi il permesso di vivere una sessualità completa in nome dell'amore, della verità, della saggezza e della integrità. Questo vi consentirà di esprimere la vostra anima attraverso i vostri talenti più potenti, attraverso la vera connessione divina. L'energia sessuale è l'energia più potente nell'universo, che se usata in nome dell'amore più puro, può creare la realtà dei vostri sogni.
tutte le energie in voi e intorno a voi sono connesse alla frequenza armonica dell'amore. Datevi il permesso di liberare questo centro. Inspirate ed espirate profondamente. Ora l'energia del sé superiore dell'Arcangelo Michele discende al primo chakra, il chakra della radice, che vi consente di radicare la vostra energia fino al centro della Madre Terra. È di fondamentale importanza per portare i messaggi di luce, di amore, di verità, saggezza, integrità, essere radicati alla Madre Terra. Sentite l'energia fluire, sentite l'energia discendere sempre più giù, sempre più profondamente, attraverso le vostre cosce, attraverso le vostre ginocchia, i polpacci, le caviglie, la pianta dei vostri piedi, sempre più giù, sempre più profondamente, fino ad arrivare al centro della Madre Terra, incontrando il cuore della Madre Terra, un cuore di luce e di amore, proprio come il vostro cuore. La Madre Terra vi ama. La Madre Terra ha bisogno del vostro amore, la Madre Terra ha bisogno del vostro contributo. Date il permesso alla Madre di dimostrarvi il suo amore, di dimostrarvi che è possibile essere divini e umani insieme. Ed ora l'energia d'amore puro incondizionato della Madre Terra risale. Datevi il permesso di integrarla nel corpo. Risale attraverso le radici, attraverso i vostri piedi, attraverso i polpacci, attraverso le ginocchia, le cosce, il primo chakra, il secondo chakra, il plesso solare, il cuore. Sentite l'amore della Madre Terra nel vostro sacro cuore, in un interscambio di luce e di amore. Ora risale al terzo occhio, ora potete vedere in maniera precisa e esatta. Ora risale alla corona, riceverete informazioni di verità, saggezza e integrità. Risale al dodicesimo chakra del sé superiore. Ed ora questa energia risale dal cielo alla terra e dalla terra al cielo, un vero interscambio di amore, luce, pace, guarigione, verità, saggezza e integrità. Ed ora Michele è lì con voi per accompagnarvi insieme ai vostri angeli, agli angeli della coscienza micaelica che sono in risonanza col vostro sacro cuore e vogliono mostrarvi la via maestra dell'amore e vogliono aiutarvi a portare i messaggi di verità, saggezza e integrità e vi vogliono proteggere, creando uno scudo impenetrabile all'oscurità. Ora, nel vostro campo energetico, dentro di voi, fuori di voi, è presente solo la luce e l'amore. Ora siete pronti, siete pronte per portare i messaggi, per portare l'amore che avete dentro, per portare la verità, per contribuire ad aiutare voi stessi e gli altri in nome dell'amore, in nome della verità, in nome della saggezza, in nome dell'integrità. Grazie, grazie, grazie. È fatto, è fatto, è fatto. E così è, e così sia. Ora, per sempre e per l'eternità.